Se volete iniziare seriamente con la fotografia di cibo, dovete diventare degli accumulatori seriali. Bene amici, siamo a un altro video, nuovo video. Questa volta non parleremo di tecnica, non parleremo di materiale di illuminazione, comunque che fanno parte della parte più fotografica, ma parliamo di tutto ciò che gira intorno al mondo della fotografia di cibo, ovvero quelli che vengono chiamati props nel nostro mondo, comunque nel mondo del cibo, della fotografia di cibo, ma che sono sostanzialmente tutte le cose che fanno parte di uno styling di un set di cibo. Quindi qualsiasi cosa che si avvicini a tovaglioli, tovagliette, drappi di stoffa, qualsiasi tipo di drappo, qualsiasi tipo di stoffa particolare, morbida, non morbida, in base alle nostre situazioni, al genere, allo stile che vogliamo fare. Piani d'appoggio che possono essere piatti di ogni genere. Adesso qua io non ho lo spazio per potervi far vedere tutto quello che ho perché cominciate a pensare di non avere più uno spazio nel vostro studio o se non avete uno studio nella vostra casa, perché qualsiasi cosa che troverete a un mercatino, in una cantina, in qualsiasi posto, lo spazzerete via, veramente diventerete degli accumulatori. Perché? Perché ogni cosa la vedete dal punto di vista fotografico e ogni cosa può servire, soprattutto le cose che altri butterebbero via o che svenderebbero a poco, che svendono a poco magari nei mercatini. I mercatini sono strautili e strainteressanti per questo tipo di cose. Vabbè, questo è un regalo che mi è stato fatto di un praticamente un tagliere, un mini tagliere fantastico, favoloso, che utilizzerò presto. Anche qua sono tutti i regali che mi sono stati fatti dagli utenti. Sempre stoffe di ogni tipo, lino e altro materiale, materiali un po' più morbidi, ecco perché poi ci sono le varie differenze in base al genere, allo stile che vogliamo fare, se vogliamo lavorare con le ombre, quindi maggiormente avere appunto lavorazione su luci e ombre, è bene avere dei materiali morbidi che possono essere ben modificabili e ben modellabili, soprattutto quando si vanno a creare, no? Si va a creare lo styling e la struttura di quello che è il set dell'immagine. Poi aspettate un po' che spostiamo perché veramente per farvi vedere tutto poi diventa complicato. Mettiamo qui, qua per esempio io lo faccio anche per farvi vedere un po' di idee, no? Condivido quello che ho. Anche questo è sempre un regalo fantastico, è un set di posate, vediamo se si vede, nero opaco, favoloso. E qua c'è il set di forchette, coltelli, forse avete visto un'immagine che ho fatto poco tempo fa, l'avevo fatta con le goccioline d'acqua. Ed è stupendo perché si può lavorare con la parte più moderna, ecco, poi parliamo un attimo di questa cosa. Poi ci sono per esempio cose un po' più semplici come può essere una classica tazzina da caffè che si può trovare tranquillamente in qualsiasi supermercato. E poi ci sono le cose più particolari e addirittura io adesso le faccio vedere al volo, ho cercato di mettermi tutto vicino ma gli spazi sono quelli che sono, addirittura sono ancora da. Sono rimaste belle impolverate perché le ho trovate ieri. E sono tutta una serie di tipologie di bicchieri. Quello dove voi pensate che può essere un bicchiere o qualcosa, un oggetto da buttare, attenzione perché se volete iniziare questa tipologia di fotografia, qualunque cosa può servire. Quindi queste qua poi andranno tutte in lavastoviglie. Però non lavate tutte, adesso non sto a tirarle tutti fuori, ma qua ci sono una serie di bicchieri. Poi parleremo magari dei bicchieri, adesso magari non di questa tipologia, però voglio poi fare un video legato ai bicchieri, per esempio, per la birra, che ogni bicchiere è legato a uno stile, e magari anche quelli per il vino. Avevamo parlato anche delle bottiglie, vi ricordate in un vecchio video, un video di pochi mesi fa. Ebbene, qua ci sono anche un sacco di tipologie, da bicchieri di amaro, bicchieri da acqua, bicchieri da vermouth, bicchieri da punch. Ci sono un sacco di tipologie, no? Di vetri. Sono molto interessanti perché
laddove non si vede potenziale, invece poi si possono creare un sacco di situazioni interessanti. Mettiamo via questa parte qua che non ci interessa più. Poi ecco, per esempio, anche questo cestino può essere interessante, magari riprendendo un attimino, perché qua ha delle toppe, magari rifoderandolo in un certo modo, si può lavorare facendo, che so, un bel light painting con della frutta. Mi è venuto al volo, magari ci pensiamo a fare qualcosa, vi farò vedere qualcosina. E qua ho altro. Veramente non riesco neanche a prendere tutto, ma vi faccio vedere giusto al volo un po' di cose prese. Così, guardate, farvi vedere il bottino. Tutto può servire. Forchette, coltelli di vario genere, con diverse impugnature, addirittura forchette in alluminio, che sono interessanti, oppure possono essere svariate tipologie di cucchiai. Perdonate che veramente non l'ho, sono ancora nella scatola, dovrò poi lavare tutte, ce ne sono veramente a decine, molto diverse fra loro, addirittura queste che hanno un bordo seghettato, un bordo tagliato, queste versioni qua che erano quelle per spalmare le creme, quindi si può, una volta lavorate, cioè pulite bene e rimesse a nuovo, possono essere davvero davvero interessanti per lavorare sui metalli. Insomma, questa è una serie di cose, addirittura una specie di forchetta bellissima, molto particolare, con delle iniziali, quindi si può tranquillamente giocare come si vuole con la fantasia. Questo è per dirvi che, appunto, se volete iniziare a fotografare con il cibo e per il cibo, è bene munirsi di cose legate, no, alla possibilità di poter fare diverse tipologie di set. Quindi abbiamo visto prima, appunto, posate tipo queste, che sono posate nuove, sono un regalo ed è una cosa nuova, comunque moderna, attuale, dove si possono appunto realizzare dei set molto moderni, molto attuali, quindi magari, che so, con base vetro, con dei riflessi, lavorando con, appunto, con l'acqua, con le goccioline, cose che richiamano molto i metalli, ma in maniera moderna. Mentre se invece utilizziamo cose un po' più vintage, e quindi con dei metalli opachi o addirittura un alluminio che è molto molto opaco, allora andiamo magari a lavorare con altri piani, un piano in legno, dei piani un po' antichizzati, possiamo andare a ricercare delle vecchie persiane che si possono riutilizzare, o meglio, magari non persiane, o delle vecchie porte dove le parti più centrali possono fungere da tavolo, da piano d'appoggio, per esempio con questa immagine qua, che è quella che ho fatto in zenitale dei miei pomodori. Il piano che vedete è una porta, un portone, un portoncino vecchio che ho ripreso, ho ripulito e utilizzato come piano d'appoggio. Sembra in questo caso, con un certo tipo di inquadratura, un tavolino. Ecco, si può tranquillamente spaziare con la fantasia. E quindi il consiglio che vi posso dare legato a questa cosa è, innanzitutto, trovate un angolo o della vostra casa o, se avete uno studio, del vostro studio per riporre tutte queste parti, quindi già creare qualcosa di libero. Ecco qua, anche qua viene sempre in aiuto il nostro metodo, e magari, che so, uno scaffale con dei ripiani per avere sempre tutto a vista, no? Perché sennò, se le mettete dentro scatoloni o all'interno di armadietti chiusi è comodo, però magari quando dovete fare una fotografia non ve lo ricordate a memoria perché non lo vedete. Se invece avete uno scaffale a vetro o comunque a vista, quando dovete fare uno scatto e non vi viene l'idea, magari guardando quello che avete, un cestino, un piatto, una posata, un set di tovaglioni, vi viene in mente l'idea, il genere. Come lo faccio? Dark mood, total white, lo faccio rustico, lo faccio moderno, lo faccio dall'alto, lo faccio frontale. Ecco, in base a i props che avete, quindi quello che c'è intorno al soggetto, che è molto importante perché fa parte di una composizione fotografica,
fa sì che faccia venire fuori anche lo stile e magari, perché no, l'idea che magari inizialmente non avevate. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di cercare, quindi non so se avete degli amici o avete dei parenti che hanno delle vecchie cantine che non, dove hanno della roba buttata lì che non utilizzano, andate a cercare nelle cantine perché potete trovare cose veramente interessanti e particolari, come per esempio anche vecchie bottiglie di vino con delle etichette particolari, con vecchi nomi. Non le pulite, mi raccomando, utilizzatele con le polveri, anzi cercate di non toccarle per evitare, o comunque toccarle in punti dove, magari sulla base, che per evitare proprio di togliere, no, la polvere con le impronte digitali. E una serie di altre cose che sicuramente troverete interessanti all'interno, di solai, cantine, ci sono un sacco di cose veramente interessanti. Altrimenti, potete andare appunto, come dicevo prima, nei mercatini, adesso magari è un po' più difficile, ma piano piano stanno tornando, i mercatini dell'antiquariato, e per gli amici di Torino il Balloon è una cosa favolosa. E quindi è molto interessante perché potete trovare un sacco di cose che magari vengono messe lì come svuota cantine e per voi invece sono oro o lo diventano quando iniziate a entrare in questo mondo. Quindi adesso io raccoglierò tutta questa parte nuova che ho trovato, che veramente sono un paio di scatoloni e cestini vari, metterò tutto in lavastoviglie per pulire, avere tutto pulito, mi raccomando, e poi le parti che magari sono un po' più arrugginite andarle a ripulire se si riescono a recuperare, e poi ci saranno, entreranno nell'infinito set, io dico infinito perché non finirà mai, di props, di cose che andranno ad inserirsi nelle mie prossime immagini, quindi resteranno lì per le tante e tante idee. Bene, anche per questa volta è tutto, spero che questo video possa esservi utile. Condividete, mettete like come sempre, fate crescere il mio canale e noi ci vediamo al prossimo video con Still Life e dintorni. Alla prossima!